Ciao amici, ben ritornati sul canale. Oggi andiamo a vedere come fare questo grazioso angioletto molto tenero, delicato. Potete farlo di qualsiasi colore voi vogliate, potete farne anche tutti colorati, sono molto belli, sono semplici da realizzare, però sono molto particolari. Ho spiegato come rendere il vostro angioletto un sacchetto, quindi basterà stringere il nastrino e inserirlo qui alla base. Potete mettere sia un nastrino che una semplice catenella oppure semplicemente il filo, quello che più vi trovate comodi da fare, quello che più vi piace. Poi potete anche lasciarlo aperto come ho spiegato, o potete utilizzarlo come profumatore mettendo all'interno delle essenze di profumo. Sarà molto gradito e molto particolare perché è un angelo e gli angeli sono sempre belli, a me piacciono tantissimo. Andiamo a vedere come si realizza. Per realizzare l'angioletto vado ad utilizzare uncinetto numero 3 mm e possiamo utilizzare qualsiasi colore, lo possiamo fare dei vari colori più ci piacciono. Facciamo la base della testa del vestito del colore che abbiamo scelto. Andiamo a fare un anello magico di 6 maglie per iniziare la testa e il corpo. Facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro saranno 18 maglie basse. Lavoriamo le 18 maglie per 4 giri. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro saranno 12 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie lavorate. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro saranno 18 maglie basse. Facciamo un altro giro di 18 maglie basse. Ogni due maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo le 24 maglie per altri 4 giri. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 26 maglie basse. Lavoriamo per altri 4 giri 26 maglie basse. Possiamo ora staccare il filo alla base di sotto e possiamo procedere in vari modi. Possiamo andare a riempire la testa con l'ovatta sintetica, quindi fino al giro del collo, e possiamo lasciare il nostro angioletto in questo modo e facciamo le nostre ali. Oppure possiamo andare a trasformare il nostro angioletto in un sacchetto. Andiamo ad inserire magari i confetti qui all'interno e possiamo utilizzare o un nastrino per chiudere la base di sotto, quindi inseriamo il nastrino, oppure facciamo una catenella, come faccio vedere, e la inseriamo alla base, così possiamo stringere il nostro angioletto sotto. Oppure, se non lo volete lasciare aperto, potete andare a mettere l'ovatta sintetica, andate a chiudere semplicemente con il filo, andate a chiudere questa parte qui della base del vestito. Quindi procedete come più vi piace, potete fare come ho fatto io, andate a inserire i vostri confetti e poi andate a inserire il nastrino, oppure mettete la ovatta sintetica, andate a chiudere con ago e filo semplicemente cucendo, oppure ancora potete lasciarlo aperto sotto e andate a inserire solo l'ovatta sintetica qui. Volendo potete fare un tappino all'interno di un anello magico di 10 mani, andate a cucire all'interno in modo da bloccare l'ovatta all'interno della testa. Ho realizzato una catenella di 80 maglie con il filato bianco perché poi andrò a fare le ali bianche e vado semplicemente a passare diciamo il mio cordoncino fatto di catenelle come se fosse un nastrino. Vado in questo modo e lo vado a passare così lungo tutta la base di sotto. Poi andrò a stringere leggermente e avrò chiuso i miei confetti all'interno. I confetti li ho messi in una bustina di cellophane, racchiusi. Potete mettere anche il nome del bimbo, della bimba, della persona o dei festeggiati, come si fa solitamente. Passate poi il vostro nastrino oppure il vostro cordoncino così per tutto il giro. Arrivati all'altra estremità possiamo sfilare in questo modo e andremo a legare. Andiamo poi a fermare il filo del vestitino sotto con ago e filo. Stringiamo in questo modo e blocchiamo i confetti all'interno.
e magari andiamo a fare un piccolo fiocco, quello che più vi piace. Per le ali possiamo utilizzare un anello magico, facciamo il nostro anello, però andiamo a fare una catenella di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 maglie. Ora dobbiamo scendere con delle maglie basse nelle nostre catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 e 12 nell'ultima maglia. Inseriamo nuovamente l'uncinetto e andiamo a fare una maglia bassissima nell'anello magico. Giriamo il nostro lavoro e dobbiamo andare ora a lavorare in costa dietro. Quindi facciamo la nostra maglia per girare e lavoriamo questa volta 11 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, sempre lavorando in costa, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, quindi facciamo una diminuzione nell'ultima maglia, così giriamo poi il lavoro e andiamo ora a lavorare 10 maglie, quindi saltiamo la prima, andiamo a fare una diminuzione e lavoriamo 10 maglie. E poi andiamo a fare una bassissima nell'anello. Fatta la maglia bassissima, andiamo a girare nuovamente il lavoro e andiamo a fare una diminuzione nell'ultima maglia e questa volta saranno 9 maglie lavorate. Quindi andiamo il nostro filo e lavoriamo sempre lavorando in costa 9 maglie basse. Giriamo il lavoro e facciamo una diminuzione della prima maglia, sempre lavorandola in costa, e saranno poi 8 maglie e nell'archetto andiamo a fare una maglia bassissima. Giriamo nuovamente il lavoro, andiamo a fare una diminuzione dell'ultima maglia, sempre lavorando in costa, e saranno 7 maglie lavorate. Giriamo il lavoro e andiamo a fare una diminuzione nella prima maglia e saranno 6 maglie lavorate. E poi facciamo quella nella bassissima nell'archetto. Fatto questo, ora invece dobbiamo partire proprio dalle 6 maglie. Facciamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dobbiamo fare praticamente l'altro lato delle ali. Abbiamo fatto 6 maglie, poi prendiamo la nostra maglia e andiamo a fare l'aumento. Quindi facciamo altre 2 catenelle, una per girare e una per l'aumento. E andiamo a lavorare 7 maglie fino ad arrivare al cerchietto qui, l'anello magico, andiamo a fare sempre la nostra maglia bassissima. Giriamo ora il lavoro e andiamo a fare un aumento nell'ultima maglia, sempre lavorando in costa. Andiamo a fare la nostra lavorazione in costa prendendo questo modo e andiamo a fare un aumento nell'ultima maglia. In tutto saranno 8 maglie lavorate. Ho fatto l'aumento nell'ultima maglia, giriamo il lavoro e andiamo ora a lavorare nuovamente l'aumento. Quindi facciamo sempre 2 maglie, lavoriamo nella prima delle catenelle
e andiamo a fare 9 maglie lavorate in costa, poi entriamo nell'anello e facciamo sempre la nostra maglia bassissima. Giriamo nuovamente e facciamo un aumento nell'ultima maglia e saranno 10 maglie lavorate. Se non riuscite a farlo in questo modo, potete farle anche distaccate, andate semplicemente a fare i vostri aumenti o le vostre diminuzioni, così in modo da trovarvi con le due ali separate. Se invece siete riusciti a capire come fare, fatelo in questo modo. Facciamo un aumento nella prima maglia e saranno 11 maglie lavorate e proseguiamo così fino ad arrivare a 12 maglie, così come abbiamo fatto da questo lato. Qui andiamo per aumentare e qui invece andavamo a diminuire. Terminati i nostri giri possiamo staccare il filo e possiamo stringere poi la parte centrale delle ali. In questo modo tiriamo il nostro anellino e andiamo a cucire dietro alla schiena del nostro angioletto. Cuciamo poi le ali dietro e possiamo con lo stesso filato bianco realizzare una piccola stellina, semplicemente realizzando delle righe in questo modo facciamo la classica e semplice stellina, così. E poi andiamo a bloccare il filo. Questo è il mio angioletto terminato, spero che vi piaccia, è molto semplice, molto carino, è anche bella l'idea di mettere all'interno i confetti in questo modo, oppure se preferite potete anche aggiungere dei fiorellini profumati e sarà un bellissimo porta profumi oppure porta essenze. Se inserite l'ovatta sintetica potete mettere un po' di profumo all'interno, quello a goccioline di essenze, e lo andate a trasformare in un bellissimo sacchetto angioletto per essenze. Potete cucire la base, potete lasciarla libera così, è molto carino, sono molto belli tutti colorati, fate le ali sempre bianche e poi andate a cambiare i colori della base del vostro angioletto, sarà veramente gradito e molto carino. Potete lasciarlo aperto così come vi ho detto, andate a chiudere solo magari qui la parte qui all'interno dell'ovatta. Sarà bellissimo anche in questo modo. Potete decidere poi come volete andare a rifinire il vostro angioletto. Anche l'idea di mettere i confetti all'interno è molto carina. Spero che vi sia utile. Un bacio, un abbraccio, al prossimo tutorial. Ciao ciao, a presto!